Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene, anche se la situazione è veramente pessima. Io in casa non amo stare, nel senso amo stare con la mia famiglia, con i miei nonni, ma non è una situazione così tanto felice e quindi i miei nonni hanno un po' paura di uscire di casa, giustamente. Anche perché sotto casa mia stamattina e 2 giorni fa sono stati prelevati 2 casi di coronavirus, cioè due persone con positive al coronavirus, insomma. E ci ha un po' agitato questa cosa, anche perché vedere Vigili del fuoco, ambulanza sotto casa nostra, gente con quelle tute assurde, giustamente per proteggersi, no? È stata tipo una cosa stranissima perché, non so, anche il fatto di abitare in una cittadina tranquillissima, piccola sul mare, no? Ci dà quel senso di calma, di pace, come se comunque le cose, tutte pericolose, le cose strane, così succedessero soltanto in quelle città grandi tipo Roma, Milano. Non è che, insomma, ti aspetti di vedere pompieri con le sirene che arrivano, con il camion dei pompieri, la macchina dei pompieri, gente che una volta si ferma, scendono con quelle tute, tutti agitati, uno con uno zaino, con una tipo pompa per disinfettare, non so, poi se lo sono spruzzato anche addosso, poi arriva l'ambulanza, scendono le persone dall'ambulanza, portano una specie di teca di vetro, penso dove hanno messo quella persona, non lo so, e addirittura il camioncino della rianimazione o qualcosa del genere dell'ambulanza, insomma, tipo una roba stranissima, almeno io non l'avevo mai vista. Quindi mi sembra una cosa surreale vedere tipo 30 persone con tutte queste tute, cioè veramente è stata una scena assurda. Infatti io e mio fratello siamo rimasti tipo incollati alla finestra per tutto il tempo perché, boh, stranissimo. Comunque, cambiando discorso, in questi giorni io ho deciso di affrontare una challenge, cioè la 14 Day Subs Challenge, che è una challenge che va moltissimo in America da un botto di anni, e c'è tanta gente che insomma in 14 giorni prova a fare questa challenge che allenandosi ogni giorno, cioè allenando ogni giorno gli addominali, dovrebbe risultare una challenge tipo miracolosa che ti fa uscire subito gli addominali, ovviamente se sei magra, cioè, perché giustamente se hai anche del grasso da eliminare è tutto più difficile. Io sono abbastanza magra e solitamente il mio corpo risponde molto bene allo sforzo fisico, nel senso che non ho mai fatto palestra in vita mia, però qualche anno fa mi sono allenata tipo per 2 mesi e subito si vedevano i risultati, ma veramente subito, perché appunto sono molto magra. Quindi ho deciso di partecipare a questa challenge, ma questo non è il video in cui vi mostro la challenge, questo perché ancora sono al giorno 4 della challenge, quindi dopo questo video o fra 2 video vedrete appunto tutta la challenge, in cui però non metterò l'allenamento completo perché ovviamente, cioè uscirebbe un video di tipo un'ora, se non di più, metterò soltanto pezzetti di ogni giorno, di ogni allenamento, ma so già che mi chiederete l'allenamento completo e quindi cosa ho fatto? Oggi che è il quarto o quinto giorno, non mi ricordo, di challenge, ho registrato tutto l'allenamento per gli addominali che io faccio e in questo video, anche se non è registrato benissimo, devo ammettere, perché ho sbagliato l'inquadratura, però vabbè, l'esercizio in sé si vede, come realizzarlo, eccetera, eccetera, anche se qualcuno l'ha fatto malissimo, ma comunque andiamo avanti. Quindi niente, vi faccio vedere come mi alleno in casa senza nulla, solo un tappetino, e spero che vi piaccia. Io già sto vedendo i primi risultati, assolutamente, la mia pancia è molto più piatta in 5 giorni, cosa che non mi sarei mai aspettata, ma bando alle ciance, vi lascio il video, spero che vi piaccia e niente, allenatevi a casa così almeno fate qualcosa. La prima cosa che faccio, che è anche l'esercizio che mi viene più facile tra tutti quelli che faccio, è il plank a scalatore di montagna, credo si chiami così, io cerco di tradurre i nomi dall'inglese e faccio semplicemente 20 passi, se così possiamo chiamarli. Subito dopo inizio a fare un esercizio un po' più tosto che è quello della candela e ne faccio 10 per 3 volte. Ovviamente faccio qualche pausa, tipo anche semplicemente di 5 secondi, faccio 5 bei respiri fra un esercizio e l'altro per dare un attimo tregua al mio corpo. A questo punto faccio il plank destro e sinistro, sempre ovviamente nomi potenzialmente inventati da me,
E in questo ho sempre difficoltà a mettere i piedi in maniera giusta perché odio fare esercizio con le scarpe, ma mi sa che sono costretta. Infatti tengo il sedere un po' troppo alto per non scivolare con i piedi, quindi in realtà boh, dovrei riuscire a tenere i piedi più fermi, probabilmente utilizzando le scarpe Marina, e mi verrebbe molto meglio, però è buonissimo perché mi fa, sento veramente lavorare gli addominali. Questo lo faccio 15 e ripeto l'esercizio 3 volte. Dopodiché faccio un altro esercizio molto molto forte che si chiama, se non sbaglio, in and out con le braccia, perché si può fare anche senza braccia, quindi con le braccia diciamo sul petto, però per me è impossibile, è troppo difficile, quindi tengo comunque le braccia. E questo lo faccio 10 volte l'esercizio con 3 ripetizioni, quindi 30 volte con delle pause ogni 10. A questo punto faccio l'heel touch e bisogna toccare il talone sinistro e quello destro, insomma. A questo punto faccio il Russian Twist, prima con le gambe appoggiate a terra e poi quello più difficile, cioè con le gambe diciamo in equilibrio, e infatti alla fine era così difficile che ho perso l'equilibrio verso dietro, perché sì, gli addominali sono in super 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 tensione. A questo punto faccio altre 2 ripetizioni di in and out. E altre 15 volte il plank, diciamo, roteato a destra e sinistra. Qui un attimo mi stavo stiracchiando perché la schiena un po' mi faceva male. Faccio quindi un'altra, ultima ripetizione di plank, insomma, contorsione sinistra e destra, che in realtà mi fa un po' male perché io ho la scoliosi, quindi non dovrei farlo, però vabbè. A questo punto faccio l'esercizio più sbagliato del mondo, cioè il plank up and down, però lo faccio veramente malissimo, quindi vi prego di non imitarmi assolutamente. Fortuna che mi sono ripresa, così ho capito che lo faccio sbagliatissimo, però purtroppo non me ne sono resa conto e devo assolutamente migliorarlo se non voglio distruggermi la schiena, perché il sedere è tipo super in alto. E infine, come ultimo esercizio, ho fatto 1 minuto di plank, che appunto vi faccio vedere per intero perché potrei benissimo velocizzarlo e magari pensate che ho fatto solo 20 secondi, invece veramente ho fatto 1 minuto intero di plank, che è abbastanza. E anche qui ho il sedere un po' troppo in alto, però il problema è che io inarco troppo la schiena perché oltre che la scoliosi ho anche la lordosi, quindi tendo a mettere praticamente il sedere un po' troppo in fuori e la pancia un po' troppo in fuori dal lato opposto e quindi faccio una curva troppo pronunciata. Qui potete vedere la mia faccia rossissima, stavo pregando che il minuto finisse. E infatti, una volta che vedo il cronometro essere sul minuto esatto, mi butto a terra praticamente priva di forze. Amici, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, state sintonizzati su questo canale perché arriverà la 14 Days Challenge e quindi, cioè, lì, raga,
veramente, se mi escono gli addominali o comunque si intravedono, in 14 giorni top, cioè dovete farlo tutti. Quindi rimanete sintonizzati perché a breve uscirà anche la 14 Days Abs Challenge. Vi mando un bacio, grazie per aver visto tutto il video e ciao.